Forse non lo sai, ma può succedere che comprando un paio di bacchette, le bacchette non escano dalla fabbrica del tutto dritte. E tu mi dirai, beh, ma Steve, a me che me frega, se erano anche un po' storte, suono lo stesso. Sì, certo, puoi suonare lo stesso, però devi sapere che suonare con delle batterie non propriamente dritte potrebbero creare dei problemi ai tendini, quindi potrebbero favorire l'infiammarsi del tendine. C'è un modo per scoprire se le bacchette sono dritte oppure no. Quindi, quando compri le tue bacchette, o anzi, prima di comprarle, magari, se vuoi testarle dal tuo negoziante di fiducia, puoi vedere se sono appunto dritte oppure storte. Se sono storte, puoi decidere di scegliere di comprare un altro paio. Come si fa a vedere se le bacchette sono dritte? Semplicemente le fai scivolare su una superficie piana con un tavolo e devi vedere che questa parte qua, diciamo il fondo della bacchetta, sia perfettamente diciamo unito al piano, non si devono vedere delle frastagliature, quindi dei punti dove la bacchetta non è in linea con la superficie, ma deve essere tutta appoggiata al piano. Facciamo una prova insieme. Ecco qua la bacchetta appoggiata al tavolo, io la faccio scivolare e controllo che sia dritta. E questa deve dire che è abbastanza dritta. Ok? Sono dei punti dove appunto si ferma, non scivola perché non è dritta del tutto, però è abbastanza dritta. Ho visto bacchette più storte, ecco. Prendiamo un'altra. Ok, altro paio. Tac. Anche questa è dritta. In questo modo tu potrai vedere se la bacchetta che stai utilizzando è dritta o è storta. Se è storta, lasciala perdere perché potrebbe causare la tendinite. Spero ti sia piaciuto questo video. Se ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al mio canale, il batterista Zen. Ciao, al prossimo video.